Per conquistare un uomo non ti servono le labbra al silicone, le tette al silicone e né tanto meno i vestiabiti succinti. O perlomeno, un certo tipo di uomo può essere attratto da queste cose. Ma se tu cerchi una persona che possa starti accanto, capirti, comprenderti, ascoltarti, darti supporto, essere con te, innamorarsi di te. Bene, devi semplicemente essere te stessa, mostrarti per quello che sei, perché ricordati che ingannare non va bene. Oggi le donne tendono a mostrarsi per quello che non sono, tra parentesi, anche gli uomini. E vediamo fisici palestrati, vediamo situazioni dove il silicone abbonda, ma non è quello il punto. Non è quello il punto. La conquista e la seduzione parte dal cervello. Non esiste niente di più efficace che sedurre con la mente. E allora prova a lavorare su questo concetto, a pensare di essere interessante, ma anche un po' misteriosa, a non scoprirti troppo, perché quel velo di mistero su quello che è il tuo corpo attrae ancora di più. Offrirsi su un piatto d'argento è un errore che può costarti caro, perché passerai per la donna facile, per la donna che in qualunque momento l'uomo farà così e potrà averti, e invece no. Per sedurre bisogna negarsi al momento giusto e non essere mai sempre troppo disponibile. Arriva l'SMS, tanto aspettato, lascia passare delle ore, non rispondere subito. Hai un invito a cena? Non dire subito di sì, aspetta, vedi e poi fai sapere. E ti arriva una telefonata? Non rispondere subito, lascia che ti chiami almeno 2 volte. Alla terza rispondi. Ecco, il gioco della seduzione è proprio questo, quel dare e togliere. Do uno, tolgo due. E questo molte donne non lo comprendono e cadono nell'errore di inseguire l'uomo, che ovviamente inseguito scappa.